picchiare il cavalier Sergio, fotografo, per tutto il lavoro che fai e hai continuato a fare per cose. Scopo della nostra associazione non è lucro, ma è solo di tenere assieme il gruppo degli insigniti, che non sono una casta, sia ben chiaro, è solo un gruppo di persone, solitamente già di una certa età, che hanno svariato in vari campi e che il Presidente della Repubblica, i vari presidenti si sono succeduti, hanno voluto premiare. Porto il saluto dell'Associazione Piemontese degli Insigniti Onorificenze Cavalleresche a tutti gli amici insigniti di Venaria Reale, i soci ANIOC di Venaria, i simpatizzanti, e mi compiaccio davvero di tutto cuore con l'amico Giorgio che ha raccolto un'eredità pesante lasciatagli dalla carissima Adelina Poretti e che ha organizzato in modo davvero egregio, eccellente, impeccabile, non mi vengono altri aggettivi, questa manifestazione. Questa mattina è stata veramente grandiosa la regia però ci mette molto del suo, mentre invece Giorgio ci ha messo molto del suo a organizzare il resto del convegno, che ha davvero riuniti tutti i delegati piemontesi che hanno fatto da corona gli amici di Venaria. Bella, 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 bella e ad maiora vorrei dire. E grazie ancora. Un grazie particolare al nostro delegato Giorgio Broglio, è quello che mi è piaciuto tantissimo di questo pranzo, per la grande solidarietà per la casa protetta. Un grazie a tutti e ha fatto un piacere conoscere nuove persone di altri paesi. Ho sempre seguito dall'esterno le vicende delle onorificenze dell'associazione ANIOC, fino a che il mio amico Giorgio Broglio mi ha onorato dell'invito di iscrivermi come socio simpatizzante. Ho accettato con grande piacere e anche onore, perché comunque non è una cosa da poco poter fare parte di questa associazione così importante. Ed adesso seguirò i lavori dell'ANIOC insieme a tutti gli altri e devo ringraziare molto dell'accoglienza calorosa che ho avuto, mi sono trovata molto bene in questa giornata e spero di poterne avere altre, molte altre così. Un'associazione che rappresenta gli insigniti onorificenze cavalleresche, questa è l'abbreviazione di ANIOC, raggruppa in sé i cavalieri della Repubblica al merito del lavoro, i cavalieri al merito della Repubblica e i cavalieri dello Stato Pontificio. Oggi ci troviamo qui riuniti a Venaria Reale, invitati dal delegato dottor Broglio, rappresentante della delegazione di Venaria Reale, e siamo compiaciuti per l'importante incontro che abbiamo potuto constatare, la rappresentazione del sindaco in rappresentanza della città di Venaria è molto importante per le sue parole molto importanti e di sollecito e di congratulazioni nei nostri riguardi. Ci auguriamo di poter essere presente sempre più nel territorio nazionale nel portare il nostro contributo, nel far valere quei valori che sono dettati dallo statuto del regolamento, statuto che è stato elaborato nel 1949 dal conte Feliciano Imonzani, primo firmatario di questa associazione. Sembrano passati pochi minuti e invece sono passate 24 ore da ieri sera. Ieri sera avevamo anticipato che c'era questa grossa festa, il convivio, l'ottavo convivio in amicizia della delegazione ANIOC di Venaria. In questo momento è terminata, sono ritornato al punto di partenza e qui voglio ringraziare le autorità convenute, i delegati di tutte le regioni, parecchi con i loro labari e tutte le personalità, gli insigniti e amici che hanno partecipato a questa grossa festa. Spero che tutto sia andato bene e un rivederci alla prossima.